Iscrizione al canale che nel quanto continua a sostenermi e a darmi la mano. Buongiorno, buongiorno amici ed amiche della Juve, buongiorno dal vostro Nick Juve. Un grande abbraccio, buon pranzo a tutti e a tutte. Mi raccomando, al solito, prima del video, iscrizione al canale, like anche a questo video e condividete il più possibile, attivando la campanellina per rimanere aggiornati ed aggiornate su tutti i miei contenuti. Io oggi vorrei un attimino toccare l'argomento Juventinità, l'argomento credere nei nostri colori, nei nostri valori, perché comunque non so il vostro di parere, ma sto riscontrando sempre più una cadenza nella, non lo so, nell'oblio più totale. Un progetto tecnico veramente sciapo, un'idea di non vincere ma di pensare solo al guadagno, al rientro economico, ostentare proprio quasi un fastidio nei confronti di chi tifa la Juve come la tifiamo noi, con una certa classe, con un certo stile, con un certo, anche da un certo punto di vista, vigore nel volere una squadra forte, una squadra che possa competere e confrontarsi e misurarsi con tutti i club al mondo. Ma mi rendo conto che sta diventando utopia e sta diventando più una cosa nostra che di chi è a capo di questa nostra società, dall'ingegnere Elkann in primis a tutto quello che ne sta, diciamo, via discorrendo a scendere e a seguire. Purtroppo non lo so il perché ci si voglia addentrare in un meccanismo un po' contorto, nel senso di volerci abituare ad una situazione modesta, al vedere la Juventus ma non avere ambizione, al guardare le partite ma non aspettarci chissà che cosa, perché comunque questo si può fare, questo è quello che possiamo in questo momento fare, anche se cambiamo allenatore e si prendono due o tre calciatori, non pensiamo che si possa arrivare ad ambire, a vincere, a lottare, perché è un qualcosa di difficile, un qualcosa che richiederà senza dubbio tempo. Senza dubbio tempo. Perché a me sembra come paradosso che la storia si stia ripetendo un'altra volta e che, eliminando il fattore Serie B, se la guardate attentamente, questa Juventus è per assurdo quasi come quel progetto tecnico quando si ritornò dalla Serie B, con l'unico handicap ulteriore attuale che, mentre in quella Juventus lì, quando si tornò dalla Serie B, ancora in quella squadra c'erano personaggi di spicco e di potenza mondiale come Buffon, come Del Piero, come poi il Pirlo che venne dal Milan, ma c'era comunque gente che sapeva di juventinità, come il Marchisio stesso, il Chiellini e tanti altri ragazzi importanti di quel momento. Adesso di juventini e di juventinità all'interno di questa squadra io ne vedo veramente poco, poco, poco. Non so quale possa essere il vostro parere, io sto rimanendo sempre più sconcertato nel non capire, al di là del fatto se possa venire Thiago Motta, se possa venire Conte, perché io, sapete comunque, a prescindere come la penso su determinate situazioni, e sapete che se viene Thiago Motta e non gli do il progetto tecnico adatto, se viene Antonio Conte e comunque non so che tipo di Antonio Conte possa tornare, se quello di un tempo che alla minima richiesta non ottenuta se ne va e ci lascia un'altra volta in balia delle onde, o quello che adesso è un po' più aziendalista e quello che gli si prospetta gli va bene. Non so più cosa pensare, perché c'è una società completamente assente e completamente a pensare, visto che esce da tutte le parti, in tutte le conferenze stampa che fanno, che questo per loro è quello che conta. Io non lo so, forse dobbiamo cambiare anche il motto sulle maglie. Ottenere remunerazione non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Cioè, mi viene da pensare solo questo. Sto rimanendo sempre più allibito. Aspetto i commenti vostri, ovviamente, e appena possibile risponderò a tutti, come ho sempre fatto. Un grande abbraccio dal vostro Nick Juve e al prossimo video. Ciao!